sordità. Oggi si parla di innovazione e di mercato legale. Abbiamo assistito negli ultimi tempi a una pesante crisi economica che inevitabilmente ha investito anche alcuni studi legali, alcuni dei quali hanno subito dei forti colpi e delle disgregazioni di massa. L'associazione professionale, lo studio legale d'affari per così come lo conosciamo noi, terrà botta, reggerà o ha bisogno di una rivoluzione interna, rivoluzione che intendo di governance, di struttura, di modelli per poter sopravvivere e proiettarsi al futuro? Ma io penso che ci siano due aspetti di cui tenere conto. Diciamo, c'è un aspetto strategico, diciamo, c'è un aspetto che guarda a un futuro a medio e lungo termine e un aspetto che guarda a un futuro a breve termine. L'aspetto che guarda al futuro a medio e lungo termine è che in realtà l'offerta di servizi legali è l'offerta di un servizio, quindi con caratteristiche dichiaratamente industriali. Quindi diciamo che nella prospettiva non credo che ci sia qualcosa di diverso dall'organizzare gli studi legali come organizzatori e venditori di un servizio intellettualmente avanzato. Quindi si tratta semplicemente di aggiustarlo, si tratta di costruirlo intorno alle figure leader, perché così come ci sono gli imprenditori leader, poi ci sono i professionisti leader, si tratta di organizzarlo quindi intorno a queste figure di maggiore rilievo rispetto ad altre, ma di questo stiamo parlando, l'organizzazione di costruzione e vendita di un servizio intellettualmente avanzato, e questa è la prospettiva strategica. Sotto il profilo invece, diciamo pure della tattica, e sotto il profilo della tattica noi viviamo negli studi legali una vicenda analoga a quella che si è vissuta nel mondo delle imprese fino a poco tempo fa e che per certi versi interessa tuttora il panorama imprenditoriale italiano, e cioè è il cosiddetto passaggio generazionale. C'è stato un problema di passaggio generazionale per le imprese, c'è un problema di passaggio generazionale anche per gli studi. Se vediamo gli studi professionali italiani, quindi quelli di origine italiana, quelli di origine anglosassone sono tutti studi che questo percorso lo hanno già compiuto, qualcuno lo ha fatto più di recente, qualcun altro l'ha fatto in passato, ma per gli studi internazionali questo problema è già alle spalle, per gli studi italiani è tutt'altro che alle spalle. Se vediamo i maggiori studi italiani oggi presenti, sono tutti studi legati a una figura leader. Il problema è che succede quando questo leader deciderà di andare in pensione, ecco. Quando questo leader deciderà di andare in pensione, parlo anche della mia storia personale, quando questo leader deciderà di andare in pensione si porrà il problema di chi e che cosa gli succederà, quindi non solo del chi, perché il chi tutto sommato è un problema minore, il problema maggiore è il che cosa, come faranno questi studi a sopravvivere. È evidente che questi studi potranno sopravvivere meglio o peggio in funzione dell'organizzazione che si danno. Direi che uno studio organizzato in forma, in senso lato societaria, meglio se di società di capitale, un po' peggio se in forma di società di persone, ma uno studio organizzato in forma di società di capitale probabilmente regge meglio il problema della successione rispetto allo studio organizzato in forma di società di persone. Per quanto riguarda poi la struttura, quando parliamo di studi organizzati in forma di società di capitali o società di persone, evidentemente non possiamo generalizzare, ci sono alcuni studi per i quali questo problema è attuale. Penso agli studi che hanno, mi lasci dire, più di 10 partner e più di 50 collaboratori. Studi di queste dimensioni fanno bene a porsi il problema del se proseguire la propria attività in forma di società di capitale o in forma di associazione professionale.